Seminare conoscenza oggi per raccogliere consapevolezza domani. La metafora agricola è calzante se si parla delle masserie didattiche, una realtà concreta in una regione come la Puglia, che vive e vuole continuare a vivere di agricoltura. Su tutto il territorio regionale sono circa un centinaio le strutture certificate dalla Regione, che nel corso del 2011 hanno accolto circa 250.000 studenti di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori. Un progetto che può diventare il fulcro del rilancio del settore in Puglia e che è stato al centro di una tavola rotonda organizzata nel padiglione di Agrimed alla Fiera del Levante di Bari. Noi abbiamo voluto scommettere sulle masserie didattiche, abbiamo pensato a questo strumento per agire in due direzioni, quella certamente di tramandare alle nuove generazioni un bagaglio di conoscenze, di esperienze, di saperi e di sapori che vogliamo assolutamente tutelare e valorizzare, dall'altro per poter vestire l'offerta della Puglia di tratti identitari capaci di farci essere più autentici, di essere meno imitabili. Un'esperienza in mezzo alla natura che, se ben sfruttata, può diventare fonte di curiosità e anticamera della formazione professionale. E se da cosa nasce cosa, chissà che i giovani pugliesi non riscoprano la passione per il mestiere che fu, in molti casi, dei loro nonni. L'orientamento può essere sia di tipo, quello che viene definito orientamento di tipo diagnostico, che significa, come dire, cercare di assecondare le inclinazioni dello studente, però senza alcun collegamento con quelle che sono le reali prospettive lavorative che offre un determinato territorio. E poi c'è l'orientamento di tipo pragmatico, che tiene conto delle politiche di sviluppo di un territorio e quindi delle effettive possibilità occupazionali che lo stesso può offrire agli studenti. Quindi da questo punto di vista direi che la valenza orientativa è forte, anche perché si tratta in un certo senso di fare orientamento in situazione.